Amici di Brianza Channel, oggi siamo nel cuore della Brianza e abbiamo con noi l'assessore Eli, assessore alla cultura e ai beni culturali della provincia di Monza e Brianza. E parliamo della 8ª edizione dell'Université d'Été, il ruolo degli enti locali e la Convenzione europea sul paesaggio. Assessore, qual è l'impegno della provincia per quanto riguarda questa grande iniziativa, questo forum? Sì, come si può vedere si è fatta una carrellata sulla Brianza. La Brianza ha ancora degli ampi spazi verdi, nonostante sia uno dei territori più densamente popolati. E però il nostro problema è riuscire a conservare e a valorizzare il territorio così come ci è stato tramandato e anzi a migliorarlo. E questo può fare semplicemente, anche se con fatica, educando le nuove generazioni, e questa è una tradizione che fa il FEIN da più anni, ma anche riuscendo a installare nelle nostre amministrazioni la capacità di capire che la conservazione del territorio è uno dei patrimoni più importanti che deve essere fatto. Si parlava anche di prevenire i fenomeni di illegalità che recentemente sono apparsi evidenti. Sì, anche nella Brianza ci sono stati e ci sono in atto grandi fenomeni e piccoli fenomeni di illegalità. E uno dei nostri compiti come assessore alla formazione è proprio quello di formare una coscienza critica e che possa preservare al meglio il territorio. Anche per questo noi stiamo preparando insieme alla Polizia Provinciale, che fa un'opera meritoria in questo settore di prevenzione degli abusi in senso lato sul territorio, stiamo preparando anche una serie di studi per avere un gruppo di GEV, le Guardie Ecologiche Volontarie, che possono capire, essere educati e portare un'educazione importante sull'ambiente proprio sul territorio della Brianza. E quindi la prevenzione si fa sostanzialmente con una forte educazione e poi certamente anche con una repressione legata alla polizia, ma il punto chiave è l'educazione, che in modo che i cittadini capiscano che il territorio è un bene finito che deve essere assolutamente preservato. Ecco, cosa sono le GEV? Cosa fanno? Le GEV è l'acronimo di Guardie Ecologiche Volontarie, sono un gruppo di volontari che insieme alla Polizia Provinciale controllano il territorio, hanno lo specifico compito di controllare il territorio. E noi abbiamo già una ventina di iscritti che fanno comunemente questo tipo di attività, ma adesso tra pochissimo, a metà di settembre, faremo un altro corso per altre 20 persone, e che come minimo saranno persone preparate, educate all'ambiente, al rispetto dell'ambiente. Le GEF poi hanno i compiti specifici di andare a controllare, non so, i fiumi, per esempio sul Lambro abbiamo una convenzione adesso col Parco Lambro per sorvegliare tutto il fiume, l'asta dell'Ambra, in modo da vedere se e prevenire quei fenomeni che di solito d'estate purtroppo spiacevolmente ci sono. Ecco, quindi fa parte di un percorso di educazione e di cultura che è l'unico modo, dicevo prima, di preservare l'ambiente. Le amministrazioni devono capire che l'ambiente è il must, è la cosa più importante che noi abbiamo e che dobbiamo assolutamente preservare. Abbiamo con noi l'avvocato Giovanni Banna e parliamo dell'8ª edizione dell'Université d'Été. Come nasce questa 8ª edizione? La domanda è bellissima, ha tutta una storia dietro di sé.
8 anni fa l'idea di implementare maggiormente la Convenzione Europea del Paesaggio anche in Italia è stata una necessità sentita non solo dal Consiglio d'Europa, perché noi abbiamo il patronato del Consiglio d'Europa, ma anche dalla Fondazione Europea Il Nibbio. Noi ci troviamo oggi qui in mezzo in questa radura verde che è l'Osservatorio Ornitologico di Arosio, e da questo momento noi abbiamo ritenuto che il paesaggio debba essere tutelato, intelligentemente preservato, e così abbiamo pensato di istituire questa università estiva. E fine agosto ci trova sempre preparati, e dobbiamo non solamente pensare alla convenzione in sé per sé come convenzione europea del paesaggio, ma anche intervenire nei confronti prima dei giovani. E adesso, grazie all'intervento della provincia di Monza e Brianza, con l'interessamento diretto dell'assessore Elli, siamo riusciti ad implementarla in modo molto positivo. Le tre giorni che ci saranno qui a poco tempo da noi rappresentano dei momenti capillari dove non solamente il giovane avrà un interesse diretto a conoscere cosa è venuto sul nostro territorio, tenendo presente che dobbiamo ricordare anche i 35 anni del disastro di Seveso, e avremo proprio un laboratorio fatto lì direttamente nel parco, nel nuovo parco, ma soprattutto dovremo anche convincere il funzionario pubblico, sia a livello comunale, provinciale e regionale, che il territorio debba essere tutelato senza metterlo in una gabbia, ma poterlo ragionare e poter considerare valente nei suoi elementi fondamentali. Il verde della Brianza è un verde che ci assomiglia e ci permette di considerarlo come elemento preminente per la nostra attività. Questo forum è molto importante a livello internazionale, e da quello che ho capito verrà anche tradotto nella lingua inglese e la lingua francese. Sì, perché innanzitutto siamo legati al Consiglio d'Europa. Abbiamo l'alto patronato del Presidente della Repubblica mantenuto in tutti questi 8 anni, abbiamo sempre l'alto patrocinio della Regione Lombardia, ma avremo anche la presenza non solamente di relatori che vengono dalla Spagna, dall'Inghilterra, dal Belgio, dalla Svizzera, ma anche dei giovani che ci seguiranno in questa, mi si è permesso dire, tra virgolette, questa avventura che ogni anno ci tiene presente in questo fine agosto. Vuole ricordare qualcosa delle edizioni passate? L'edizione passata, la prima edizione nel 2004, è nata per spiegare che cos'è la Convenzione Europea del Paesaggio. Poi siamo andati a dimostrare che a Bellagio, ad esempio, alla fine di agosto si ha quasi l'impressione che tutte le persone presenti possono far sprofondare Bellagio. Invece Bellagio è una cittadina che deve essere tutelata e conservata per le sue bellezze. Poi siamo andati sui Corni di Canzo, in oasi veramente piacevole. Poi abbiamo parlato del paesaggio rispetto all'enogastronomia. Quindi abbiamo parlato delle costumanze generalmente che noi troviamo sul paesaggio. Poi una volta abbiamo parlato anche su un famoso principio, che la città avanza e la campagna arretra, e questo noi non vorremmo che arretrasse troppo, per far perdere non solamente dei valori paesaggistici, ma anche dei valori culturali delle tradizioni.